Lo aveva già visto questo ragazzo africano. Sì, io lo vedevo spesso, avevo anche segnalato, diciamo, perché erano abusivi, qua non ci potevano stare, però magari chi di competenza poteva dare benissimo un alloggio, perché questa è una notizia veramente drammatica, secondo me. È veramente bruttissima. È una tragedia che colpisce anche voi che abitate qui vicino. Sicuramente sì, io abito qui vicino, mi ha colpito molto questa situazione. Mi dispiace tantissimo a livello umano, tanto. Non sono i primi, non sono i soli a Teramo ad occupare alloggi disabitati per cercare di trovare riparo. Beh, certamente, anche perché poi la notte fa freddo se questi ragazzi non hanno un tetto, non hanno d'alloggio. Mi dice lei dove vanno a ripararsi dal freddo? Dovevano provvedere prima, non quando succedono queste cose, purtroppo.